Ciao, benvenuto al video di oggi. Ti farò vedere come suonare questo riff in blues tratto dal mio metodo Bass Blues Licks. In descrizione ti lascerò i contatti se vuoi darci un'occhiata per valutarlo. Allora, iniziamo subito. Si tratta di un blues in Mi. Noi dobbiamo partire suonando il suo terzo grado minore. Quindi cosa vuol dire? Che in Mi, il suo terzo grado minore, è la nota Sol. Nonostante l'accordo sia maggiore, quindi un Mi settima, l'accordo del blues sul primo grado, noi andiamo a suonarci sopra le note della pentatonica minore di Mi. Quindi il terzo grado è un Sol naturale, anziché essere un Sol diesis che renderebbe l'accordo di Mi maggiore. Quindi partiamo al tasto 12, corda di Sol, e facciamo un pull off dal Sol al Mi. Quindi 12 che va a finire sul 9. Dopo dobbiamo fare questo bending che ci posizioniamo sulla nota Si al tasto 9, ma la prima nota che dobbiamo sentire deve essere un Do naturale, raggiunta con il bending suonato sul Si, quindi al tasto 9, e poi lo rilasciamo e ritorna sulla nota Si. È come se fosse Do Si. Ok? Ma lo facciamo con il bending. Poi andiamo avanti. La, Sol, Mi. La, tasto 12, corda di La, appunto. Sol, tasto 10, corda di La. E Mi, tasto 12, corda di Mi. Ripeto. Andando avanti. Mi, Sol, La, preso con un Emeron. Di nuovo Mi. La, Mi, e poi finiamo con un Sol con un leggero bending sul Sol. Facciamo un leggero bending qui perché il Sol, come detto prima, è il terzo grado minore di Mi. Se noi facciamo un leggero bending, non andiamo a prendere ancora il Sol diesis, ma una via di mezzo tra il Sol naturale e il Sol diesis, cosa molto tipica nel blues, soprattutto nell'intonazione dei cantanti per questo genere. Due volte, poi ci spostiamo sul suo quarto grado. Quindi, se il blues è in Mi, il quarto grado è la settima, accordo di La settima sulla quarta battuta, e andiamo a fare la stessa cosa, chiaramente cambiandone le note. Se l'accordo è in La, il terzo grado minore diventa un Do, quindi partiamo dal Do, Do, La, ci mettiamo sul Mi e suoniamo la nota Fa in bending e poi la rilasciamo che torna Mi, poi Re, Do, La. Stessa cosa, stessa diteggiatura di prima, soltanto che siamo spostati, quindi è sempre molto importante avere come riferimento la tonica dell'accordo che stiamo suonando e la nota, sua nota di partenza, per rispettare appunto le diteggiature. In questo caso poi ritornerò sul Mi per due battute, seguendo la struttura blues, e poi avrò quinto grado che va al quarto, quindi Si settima che va alla settima, una battuta soltanto, quindi io farò soltanto la fase discendente. Poi vado in La e ritorno sul Mi per le due battute finali. In Si cosa ho fatto? Ho suonato il Re, che è il terzo grado minore, è la terza minore, scusate, Re, Si, Fa diesis che però suona Sol, poi va Fa diesis, Mi, Re, Si, arrivo fin qua, poi è finita la battuta, vado all'accordo di La, faccio di nuovo la prima parte, quindi Do, La, Fa, Mi, Re, Do, La, e poi concludiamo in Mi. Adesso mettiamo la batteria con gli accompagnamenti degli accordi un po' più lenta, ve la faccio sentire.
parte. Spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo per migliorarti, per suonare, e ci vediamo al prossimo video. Grazie per averlo visto. Al prossimo. Ciao Carlo.